Una scuola che naviga verso nuove professioni, verso nuove opportunità e nuovi sbocchi occupazionali per fornire una preparazione sempre più completa e al passo con i tempi. Messo a punto presso l'Istituto di Istruzione Superiore Nicolas Green Falcone Borsellino di Corigliano, un piano triennale di corsi specialistici nel campo delle scienze dell'informazione geografica applicata. Si tratta nello specifico di corsi di formazione per studenti, docenti, professionisti e dirigenti, con nuove tecnologie per la conoscenza del territorio e dell'ambiente. Il progetto, che mira ad un coordinamento regionale a fare rete tra istituti scolastici, è stato presentato nel corso di un'apposita conferenza stampa nell'Aula Magna dell'ITG di Corigliano, la presenza di tecnici ed esperti del settore. Tra questi, Natale Mango dell'Ordine dei Geometri di Cosenza, il professor Giuseppe Tomei, docente di topografia dell'ITG di Rossano, l'ingegner Raffaele Granata, assessore all'urbanistica del Comune di Corigliano, il professor Mazziotti, docente dell'ITG Filangieri di Trebisacce, i professori Luigi Perrotta, Antonio Catera e Leonardo Amato, docenti dell'IT Green Falcone Borsellino. Ad aprire i lavori il dirigente scolastico, l'ingegner Alfonso Costanza, il quale ha evidenziato la necessità di dare senso all'apprendere, attraverso corsi rivolti a professionisti e a studenti, futuri geometri e futuri nautici. Cercheremo di colmare questo gap che purtroppo esiste tra la realtà esterna e quella che la scuola dà in uscita. Certo, la scuola non può rincorrere una rapida obsolescenza dei saperi, come sappiamo, ma deve far tutto per colmare questa differenza. E noi crediamo nella validità, nella valenza formativa di questa iniziativa, che siamo sicuri darà nuovi sbocchi professionali e occupazionali. Perché oggi l'impiego di un drone, che di per sé è un apparecchio aeromobile comandato in remoto, offre la possibilità di avere dei rilievi puntuali del territorio e quindi credo che un indirizzo di studi quale costruzione, ambiente e territorio sia perfettamente in linea con l'impiego di questa strumentazione. E ciò riguarda anche l'indirizzo di studi trasporti e logistica. Noi abbiamo qui conduzione del mezzo navale, pensate ad esempio al rilievo dei fondali, non si può non tener conto dell'impiego del drone per un rilievo di questo genere. Si pensa di fare rete tra gli istituti, ex istituti geometri, quindi costruzione, ambiente e territorio e trasporti e logistica della regione, e di considerare altri partner istituzionali quali gli enti locali e lo stesso ENAC, perché per conseguire l'abilitazione al pilotaggio del drone è necessario svolgere un esame pratico e quindi è necessario avere rapporti con l'ENAC, così come è necessario avere rapporti anche con le capitanerie di porto. Pioniere in questo progetto di formazione è l'Istituto di Istruzione Superiore Ferraris Petrucci Maresca di Catanzaro, presente all'iniziativa con il professor Vincenzo Lamanna e il tecnico Giovanni Fiore. Quello che è il primo obiettivo è dare qualcosa di più ai ragazzi, che siano anche a livello non soltanto locale, ma qualcosa di spendibile a livello regionale, ma a livello nazionale, dove possono colmare quel gap che molto spesso, proprio anche per una questione di tempo, non si riesce a dare nell'ambito a livello curriculare. E allora per questo si cerca di dare qualcosa in più affinché si possa concorrere nell'ambito professionale con qualcosa di certificato che possa anche essere spendibile nel mondo del lavoro. A concludere gli interventi l'ingegner Filippo Campolo, esperto di geomatica, collaboratore Unical e tra i 5 formatori europei nell'ambito del software dedicato sviluppato dall'azienda russa Rakurs. Queste discipline che attengono a questi strumenti permettono in maniera notevole e soprattutto anche fondamentale di utilizzare verso applicazioni reali, concrete, che oggi vengono espletate, vengono eseguite in tutto il mondo. Purtroppo assistiamo che, soprattutto in Calabria, vengono utilizzati in maniera molto, ma molto limitata. Sull'aspetto dell'erosione costiera è fondamentale l'uso di queste tecniche, ma non solo, ma anche nel monitoraggio di frane, di zone a rischio, quali possono essere discariche, o zone abusive che possono essere controllate con dettagli notevoli, soprattutto con misure, qua il termine misura è fondamentale, dell'ordine di pochi centimetri.
E che poi hanno un significato notevole anche in fase, diciamo, progettuale, ma anche in fase, diciamo, di decisioni.